Bene, facciamo qualche esercizio su intervalli intorni. Preparazione della verifica. Andiamo per esempio. Esercizio di base. Prendiamo questi tre insiemi. Formato dai numeri reali B da 10 5 formato dai numeri reali di 10 maggiore o uguale a 2 C domanda è date le caratteristiche di questi insiemi. Se sono limitati, se non lo sono, se sono solo superiormente, solo inferiormente, se sono intorni, se sono intervalli, se non lo sono, perché, eccetera. Se siamo superiori, se siamo inferiori, nel caso ci sia, se c'è il massimo, se c'è il minimo, eccetera. Vita, morte e miracoli di questi tre insiemi. Cominciamo dal primo. A è l'insieme formato dai numeri reali che siano più grandi di 10 e minore o uguale a 5. Cos'è questo insieme? È limitato intanto? No, sì, perché? Perché è minore o uguale a 5. No. Limitato significa che ha maggioranti e minoranti. È chiaro, tutti i numeri da 5 in su sono maggioranti, tutti i numeri da 10 incluso in giù sono minoranti. Avendo sia maggioranti che minoranti è limitato sia superiormente che inferiormente. Quindi, andiamo a scrivere. Ah, lo riscrivo. Perché ha sia maggioranti che minoranti. Se è limitato ha un estremo superiore. Qual è? Il più piccolo di tutti i maggioranti. E 5. E ha anche estremo inferiore. Il più grande di tutti i minoranti. Meno 10. L'estremo superiore. Cioè ha massimo e minimo oppure no? Ha massimo. Ha solo massimo perché il 5 appartiene a A. Quindi il massimo di A è anche su 5. Mentre poiché il meno 10 non appartiene a A, non c'è minimo. Dopodiché, che cos'altro si può dire? Ancora prima? Prima degli intorni cosa abbiamo fatto? Intervalli. Hanno un intervallo? Sì, no, non so. Sì, perché? Perché se lo disegno, anche se questo
10 non c'è, su 5 incluso, qualunque coppia di elementi o prenda tra 5 e 10, tutti i numeri al loro interno sono gli stessi elementi della prima rispetto alla definizione di intervallo. Inoltre, che tipo di intervallo è? È semi aperto o semi chiuso, è chiuso a destra, aperto a sinistra. Qui a posto, dirlo. Una parentesi quadra chiusa a destra e tonda a sinistra. Potrei pensare a questo intervallo come un intorno di zero. Ah, saperlo. No. No, perché? Perché non è aperto. Non è aperto. Ogni intorno è un intervallo di ogni suo punto a patto che sia aperto, cioè dovrei togliere il 5. Allora sarebbe, se qui non ci fosse l'uguale, potrei considerarlo un intorno di qualunque numero tra meno 10 e 5. Invece così com'è, posso considerare un intorno, puntini puntini, di puntini puntini. Non è un intorno completo, ma è un intorno sinistro di 5, che contiene tutti i numeri in difetto a 5, 5 incluso. Altro direi che non c'è da dire. Un intorno o intorno completo è un insieme intervallo che contiene punti in eccesso e in difetto a ciò di cui voglio sia l'intorno. Questo invece è un intorno sinistro perché ha tutti i punti da 5 in più. Poi, in questo chiude, mi discorso su insieme A, B, era insieme dei numeri reali maggiore o uguale a 2. Cosa posso dire di questo? Una cosa mi chiedo, l'insieme è limitato? Solo inferiormente, che non ha maggioranti. E l'estremo inferiore è semplicemente limitato perché non ha maggioranti, è solo minoranti, quindi è superiormente illimitato. L'estremo inferiore è 2, e siccome appartiene a B, allora B ha anche minimo, che è esso stesso 2. È un intervallo? Prego? Certo che è un intervallo. Qualunque coppia di elementi di B io prenda, tutti i numeri tra questi due che ho scelto sono anch'essi elementi di B. Quindi è un intervallo.
È un intorno, posso considerarlo come un intorno di 5? No, perché non è aperta. Noi posso considerarlo come un intorno sinistro di più infinito, perché è chiuso a sinistra. Al limite, ma è un po' tirato per i capelli, potete considerare come un intorno destro di 2, ma un intorno illimitato, un po' peculiare. Altro non si può dire. Infine, c'è C. Avete maggioranti e minoranti? No, non ha maggioranti perché non c'è un numero reale più grande di tutti i numeri di C, e non ha minoranti perché non c'è un numero reale più piccolo di tutti i numeri di C. Quindi è illimitato. Posso dire solo limitato oppure specificare che è limitato sia superiormente che inferiormente. Se dico solo illimitato intendo in entrambi i sensi. Quindi non ha né estremo inferiore né estremo superiore. Non esistono né l'uno né l'altro. È un intervallo? No. No. Perché se considero due elementi di C, posso meglio considerare come indice, ad esempio, l'1 e il 4, e se prendo 1 e 4 è falso che tutti gli elementi compresi tra 1 e 4 sono elementi di C, mancano tutti quelli tra 2 e 3. Quindi questo non è un intervallo, è un'unione di due intervalli, tutti i numeri a sinistra di 2 formano un intervallo, tutti i numeri a destra di 3 formano un altro intervallo, c'è la loro unione. L'unione di intervalli normalmente non lo è, in generale non lo è. E questo non è un intervallo. Tanto meno quindi potrà essere un intorno. Ok? Beh, questo qui delle facce. Un'altra. Voglio un intorno circolare o simmetrico di centro, quindi interessa un intorno circolare. Di centro un mezzo e raggio. Come fate questo insieme? Allora abbiamo l'intorno di interesse, abbiamo già visto altre volte, si è fatto l'estremo superiore e intanto è un intervallo aperto
il cui estremo inferiore è il centro meno il raggio, l'estremo superiore è il centro più il raggio. Cioè tutti i numeri reali compresi tra x0 meno delta e x0 più delta. Cosa si dice? Allora, x0 mezzo meno 1 è l'estremo inferiore e un mezzo più 1 è l'estremo superiore. Quindi sarà tutti i numeri compresi tra meno un mezzo e tre mezzi, che in altre parole domande? Preso questo intervallo, questo intervallo aperto, estremo inferiore 2, estremo superiore 7, qual è il suo centro? Qual è la sua semiambienza? Questo, o meglio, questo è un intervallo circolare di punti di puntini, semiambienza o di raggio punti di puntini. Per trovare il centro, questo, se A e B è il nome che diamo agli estremi, in generale il centro dell'intervallo si prende il punto medio degli estremi, quindi nel nostro caso 2 più 7 mezzi, 9 mezzi, intervallo circolare o simmetrico di 9 mezzi o 4,5, mentre l'ampiezza è la semidifferenza degli estremi. Stesso discorso se abbiamo meno 1 radice di 2. In questo caso il centro è meno 1 più radice di 2 mezzi. Non si può esprimere in altro modo perché non è semplificabile. E l'ampiezza radice di 2 meno 1 non è semplificabile, ma più 1 meno 1 si può semplificare,
sempre vicino. Se mi ampliza, coraggio. Semidifferenza degli estremi. Il raggio è 1. Non è detto che un intorno sempre di numero razionale. Del numero di radici, numero di quadranti, qualsiasi tipo. Basta che l'intervallo sia aperto. Tutto chiaro? Andiamo. A è fatto dai numeri reali del tipo 2 su n, con n naturale tolto lo 0. Quindi 2, 1, 2 terzi, 1 mezzo che è 2 quarti, 2 quinti, 1 terzo che è 2 sesti e via dicendo. 2. Che tipo di insieme è questo? È limitato? Sì, no, non so. Andiamo a vederlo più da vicino. Prima di dare la diagnosi, bisogna vedere in faccia il paziente. Ergo, se faccio 2 su un numero intero, posso avere un numero negativo? No. Quindi tutti i numeri negativi sono minoranti. Se faccio 2 diviso n, posso avere un numero più grande di 3? No, e neanche un più grande di 2, di la verità. Ergo, da 3 o 2 incluso in su, ho maggioranti, quindi è limitato. L'estremo superiore è 2, che è anche massimo. L'estremo inferiore è 0, che è anche il punto di accumulazione. Qualunque intorno di 0 contiene infiniti punti di A. Infatti, prendiamo un intorno di 0 nella verità delta, ricordo che il fondale è 0, quindi
0 meno delta e 0 più delta sono gli estremi. Andiamo a vedere quali sono gli elementi di A che cadono in questo intorno. Gli elementi di A sono fatti in questo modo. Tutti sono positivi, okay. Quindi è sufficiente che siano più piccoli di delta, che sono sicuramente più grandi di meno delta, che cade nella parte negativa dell'asse reale, dove mi ricordo che delta è positivo qualsiasi, non importa quanto piccolo o quanto grande. Bisogna risolvere questa disequazione. Beh, è semplice, n è un numero naturale, è positivo, moltiplico per n a destra e a sinistra. Questo posso farlo perché so qual è il segno di n, attenzione. E poi divido per delta, so qual è il segno di delta, delta è positivo. Di conseguenza è sufficiente che n sia più grande di 2 su delta affinché la corrispondente x sia dentro, intorno. Qualunque sia delta, se n è più grande di 2 su delta, tutti i successivi x cadono dentro l'intorno. Quindi qualunque intorno io prenda, qualunque delta, non importa quanto piccolo, da questo n in su gli infiniti elementi di A cadono dentro l'intorno, ergo 0 è il punto di accumulazione. Tutto chiaro? A è formato da numeri interi tra meno 5 e 5. Che insieme è questo? Numeri interi relativi, con il loro segno. È limitato o no? Sì. Sì. Tutti i numeri da 5 in su sono maggioranti, da 4 in realtà, ma insomma anche 5. Tutti i numeri da meno 4 incluso in giù sono minoranti, quindi è limitato. Qual è l'esterno superiore di A? No. No. Ci sono numeri reali che sono maggioranti e sono più piccoli di 5. 4,2 è maggiorante. 4,1 è maggiorante. 4,00001 è maggiorante. 4 è maggiorante. Sono numeri relativi, non reali. L'estremo inferiore, per lo stesso motivo, è meno 8. Dimmi, perché non 5? Meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, 0, 1, eccetera, eccetera.
meno 4, il meno 3, il meno 2, il meno 1, 0, così fino a 4. 5 non c'è, perché c'è maggiore e non maggiore uguale. Quindi qual è il numero reale più grande di tutti i minoranti? È meno 4, non è meno 5. Quindi l'insieme è limitato, siamo superiori inferiore a 4 meno 4. Inoltre, cos'altro si può dire? È un intervallo? No. Trovate se ha punti di accumulazione. Ha punti di accumulazione questo insieme? Sì, no, non sa. Chi è per il sì? Chi è per il no? Chi è per il chi è agnostico? Chi non sa? Non ha punti di accumulazione. Perché? Per due motivi. Qua spiegato un poco meglio, se uno non lo vede. Il grafico aiuta, ma non è la risposta. Il motivo è molto semplice, perché è un insieme finito. Questo contiene 1, 2, 3, 4, 5 più altri 4, 9 elementi. In nessun caso avrò un intorno di uno di loro che contiene infiniti elementi di A. Perché l'insieme è finito. Non solo, ma anche se fosse infinito, supponiamo che fosse tutti i numeri relativi più grandi di meno 5, okay, posso sempre scegliere un intorno di ognuno di questi sufficientemente piccolo, basta che il raggio sia più piccolo di 1, che non contiene altri punti di A. Prendo un intorno, qualunque punto io voglia considerare, è sufficiente che il raggio centrato è meno 2, d'accordo, e che il raggio sia più piccolo di 1, questo intorno di meno 2 contiene solo il meno 2 appartenente ad A, non infiniti punti di A. Quindi questo insieme non ammette punti di accumulazione, nemmeno 1. Ok? Adesso fermiamo qua per adesso.